Cari amici, oggi parliamo di un albero importantissimo, importantissimo in terapia, che è il noce, lo Jünglingsfreja. Importante soprattutto per le difese immunitarie che sono fondamentali in questo periodo. Il noce è un albero veramente che ha una grande storia alle sue spalle, ma anche da cui possiamo vedere quest'albero è un albero solitario. Il noce cerca il suo territorio, cerca un territorio, tra l'altro lo possiamo trovare sempre dove ci sono dei terreni ricchi di acqua. Ecco, qui siamo in collina, ci sono il terreno è un humus molto fertile, e dove ci sono dei terreni non aridi si instaura il noce, il quale ha come caratteristica quello di avere bisogno di molto spazio e di molta luce. Quindi vedete, il noce non è come il castagno, proprio direi che è l'opposto del castagno. Mentre il castagno entra, è nella foresta, ha i suoi polloni e c'è tutto il gruppo dei castagni o la quercia. Il noce no, troviamo questi alberi isolati, da soli, che non solo impediscono a degli altri noci di svilupparsi vicino a loro, ma impediscono anche a tutte le altre piante di crescere vicino a loro. Difatti nulla cresce sotto il noce, questo è estremamente importante. Quindi il noce rappresenta, ecco allora sempre la dottrina delle signature, no? Il noce rappresenta la capacità di difendere il proprio territorio. E quindi oggi è importantissimo perché il noce, visto dal punto di vista terapeutico, è la pianta che noi possiamo ricavare i fitoterapici, sia dalle foglie del noce che dal mallo dei suoi frutti e così via, è importante per attivare le nostre difese contro l'esterno. Ecco, quindi attraverso l'assunzione dei macerati di foglie di noce, attraverso l'assunzione dei gemmoterapici di noce, noi assumiamo qualcosa che stimola le nostre difese immunitarie. Non solo che le stimola, ma anche che le regolarizza sostanzialmente. Ecco allora l'importanza di questa pianta, non solo per le malattie infettive, ma anche per le malattie autoimmuni, che sono questa sregolazione del nostro sistema immunitario. Malattie autoimmuni che spesso, tra l'altro, si instaurano dopo una virosi, una malattia infettiva, eccetera, eccetera. Quindi pianta estremamente interessante, direi unica nel suo genere. E vedete che sono alberi meravigliosi, che hanno anche questo legno, tra l'altro, molto duro, molto compatto. Ecco, questo è importante, no? La differenza tra il legno del pioppo o dell'abete, del noce. Il noce veramente è un albero di grande compattezza. Non a caso il noce si chiama Jünglingsfreja, Jünglings che vuol dire l'albero di Giove, il re delle piante, il re degli dei sostanzialmente, no? Ed è una pianta con un ciclo anche vitale molto interessante. È l'ultimo che mette le foglie in primavera ed è il primo che perde le foglie in autunno, quindi ha un ciclo di vitalità molto, molto breve e quindi ha un lungo periodo di riposo. Questo è anche un altro aspetto interessante del noce. Poi l'aspetto più interessante è quello del dare qualcosa per le difese, quindi importantissimo non so, si possono fare dei cataplasmi con le foglie, no? Per difenderci dai parassiti a livello cutaneo, quindi attiva le difese della nostra pelle verso l'esterno. Ma se noi lo ingeriamo, attiva anche le difese a livello dell'intestino, quindi attiverà le difese contro i parassiti, cioè contro ciò che ci aggredisce dall'esterno, ma anche dall'interno, quindi un grande antiparassitario. E poi, tra l'altro, ancora importante per le membrane sierose, quindi sarà capace, diremo, di migliorare la nostra risposta anche all'interno degli organi. Quindi capite, questo è veramente molto interessante, questo collegamento con la signatura del noce. Naturalmente gli antichi, sapendo questo aspetto, dicevano il noce che appunto non tollera che qualcuno invada il suo territorio, è anche un albero sotto il quale non bisognerebbe dormire. Quindi gli antichi dicono non dormire mai sotto il noce, perché il noce, se tu ci dormi sotto, un po' ti aggredisce con la sua forza di repulsione,
anche verso di te sostanzialmente. Io spesso preparo, come voi sapete, delle medicine per conto mio, per me, no? Quindi le foglie, faccio dei tritati delle foglie, poi me le applico magari se ho un punto cutaneo importante, oppure una cosa interessantissima è vedete, prendere il mallo della noce, metterlo nell'acqua e c'è questo secreto nero ricco di naftochinoni, tra l'altro, quindi è ricco di questi chinoni importantissimi per stimolare l'energia cellulare, che si inseriscono nella fosforilazione ossidativa del ciclo di Krebs mitocondriale. Vedete, questo io una volta che filtro quest'acqua nera importante, è una grande un'acqua che ha una grande proprietà di stimolo immunitario. Siamo nel momento in cui il virus ci aggredisce, nel momento in cui spesso dal virus si passa poi alle malattie autoimmuni, e quindi il noce è importantissimo per le nostre difese sostanzialmente. Quindi ecco, è un albero non tanto apprezzato, secondo me non tanto reclamizzato in fitoterapia, diciamo, ma è un albero molto molto importante. Questo albero vive circa 400 anni ed è interessante anche vedere come si svolge la sua vita. Inizialmente, quando l'albero si inizia a crescere, approfondisce le sue radici, quindi si radica profondamente nel terreno, e dopo un po' di anni si diffonde nel terreno, quindi c'è prima un radicamento e poi una comunicazione con l'esterno. Questo è molto interessante. Prima si radica e poi si difende dalle aggressioni, quindi ed è un albero veramente interessante, perché tutti noi dovremmo radicarci prima, rafforzarci prima e poi essere capaci anche di difenderci. E guardando anche questo libro bellissimo francese di Ledoux, che parla della gemmoterapia, sono cose molto interessanti su questo albero e su altri, i derivati e noce come albero, come depurativi, e soprattutto interessante anche la sua azione nella sindrome metabolica. Quindi è una delle poche sostanze vegetali, degli estratti di noce, sia delle gemme di noce, delle foglie di noce e così via, è una dei pochi estratti vegetali che lavorano, per esempio, nella sindrome metabolica, nel diabete 2, nell'obesità, che vanno a regolarizzare la secrezione insulinica, per esempio. E quindi direi quasi che è l'albero dei nostri tempi, perché non solo regola, stimola le difese contro le aggressioni esterne, non solo ci radica anche psicologicamente, ecco, pensate che per parlare di discorso psicologico, gli antichi dicevano che il noce è molto legato al nostro cervello, perché se tu guardi sempre attraverso la dottrina delle segnature, guardi il frutto del noce, la noce, vedi che è proprio fatta come un cervello sostanzialmente, quindi da lì il richiamo anche al rinforzo cerebrale dell'individuo, della forza dell'individuo. Ecco. E poi la cosa importante, diciamo, è questo concetto di difesa contro i parassiti, come dicevo prima, contro le diarree, contro i fatti infettivi, ma anche di un fitoterapico che può essere inserito in altre terapie. Per esempio, dopo un antibiotico, molto spesso noi pensiamo di dare dei fermenti lattici. Ebbene, l'assunzione dell'estratto di noce favorisce l'azione dei fermenti lattici, oltre che favorire la reazione del corpo contro parassiti, funghi, eccetera, eccetera. Poi è molto importante sapere come facciamo a sapere se è utile somministrare l'estratto di Jugler's Regia, l'estratto di noce. Uno dei metodi è non solo vedere che uno ha una malattia autoimmune, tipo la psoriasi, per esempio, tipo il lupus eritematoso, tipo la sclerodermia, eccetera, eccetera, ma anche guardando il protidogramma. Nel protidogramma vedremo un aumento delle gamma globuline. Quindi, quando c'è un aumento delle gamma globuline, è indicare una risposta infiammatoria e immune spesso scoordinata. Si vede questo, per esempio, nella cirrosi epatica, oltre che nelle malattie autoimmuni, è molto indicato l'estratto di noce, la Jugler's Regia, in tutte le sue forme, sia come estratto acquoso delle foglie del mallo, sia come gemmoterapico, sia come fitoterapico. Se vuoi approfondire tutti questi concetti della medicina naturale, può essere molto interessante per te iscriverti alla Masterclass, che è uno straordinario strumento
di studio di tutti gli aspetti della medicina naturale, utile per tutti, non solo per il medico, il naturopata, il farmacista, ma anche per colui che voglia approfondire il modo di curarsi in maniera naturale ed autonoma. Quindi iscriviti andando su masterclass.ivobianchi.it. Arrivederci al prossimo video.